io ne parlo con Draghi, onestamente non ne parlo con i giornali. Mi sembra che fortunatamente il peggio sia alle spalle e che gli italiani meritino fiducia, libertà, lavoro e rispetto, quindi lo stato d'emergenza non c'è nei fatti, non c'è negli ospedali, non c'è nelle fabbriche, non c'è nelle strade, anzi secondo me bisogna accelerare sul ritorno alla normalità, ci sono interi settori produttivi ancora fermi nonostante tutta Italia ormai sia in zona bianca e quindi ci sono circa 3 milioni di over 60 ancora scoperti dal vaccino senza nessun obbligo, rincorsa o costrizione. Il consiglio di mettersi in sicurezza a chi ha una certa età secondo me è valido. Su quello che riguarda bimbi e ragazzi condivido la cautela di altri governi europei, penso alla Germania, per cui è meglio pensarci più di una volta prima di fare open day a casaccio. E quindi se l'emergenza non c'è sarebbe un bel segnale culturale, sanitario, morale, psicologico dire che bisogna mantenere cautela e prudenza ma il peggio è alle spalle. Senza stato d'emergenza però si rischierebbe di annullare il commissario Figliuolo. Figliuolo sta facendo un lavoro straordinario, io conto che entro l'estate tutte le persone fragili siano coperte e tutelate. Quindi il nostro dovere è tutelare coloro che rischiano. Coloro che non rischiano vanno invitati alla prudenza e al buon senso, però io sono per le libertà, non per gli obblighi o le costrizioni. Ha già fissato un incontro con Draghi? Lo chiedo oggi perché c'è il tema sbarchi. Non possiamo parlare di Green Pass per i turisti che arrivano in Italia a far sbarcare quasi 3.000 persone in poche ore e quindi penso che Draghi abbia l'autorevolezza necessaria per presidiare, difendere, tutelare i confini italiani e la salute degli italiani e il benessere degli italiani. Per quello che riguarda le candidature, fatemi andare in riunione come abbiamo trovato la quadra molto bella settimana scorsa, conto entro breve di trovarla su tutti i comuni che sono rimasti aperti.